In quel teatro ci sono tanti esponenti che sono nostri compagni di viaggio, un lavoro davvero importante che hanno fatto Anna Falcone, che conosco dai tempi delle battaglie tra virgolette in magistratura in Calabria, o di Tommaso Montanari, di cui ho stima. Però io credo che l'alternativa alla quale io vorrò anche in prima persona lavorare quando smetterò di fare il sindaco di Napoli, un'alternativa che mette insieme rivoluzione, rottura del sistema, coerenza nel chi deve attuare i programmi, la coerenza è fatta dalla credibilità delle persone e affidabilità di governo. Dialogo con tutti, però credo che a Napoli la vera forza è stata quella di costruire insieme al popolo l'alternativa di governo, e il popolo è fatto soprattutto da movimenti, comitati, associazioni, persone, gente senza potere, gente che non ha contato mai nulla, non gente che fino a poco tempo fa ha fatto carne di macello della Costituzione Repubblicana. Quindi noi c'eravamo, nel senso c'era Dema, c'era anche l'assessore Piscopo, che non a caso ha fatto l'intervento portando l'esperienza napoletana. Noi oggi in questo siamo impegnati, nel portare la testimonianza napoletana, nel raccontare quello che si sta facendo a Napoli, senza insegnare nulla a nessuno, ma è una testimonianza in questo momento ancora unica nel paese. Quindi io ho apprezzato molto l'appello e il manifesto di Anna e Tommaso, e credo che anche al teatro c'era tanta bella gente, teatro pieno, gente con cui, con molti di loro, faremo una lunga strada insieme. Ma oggi che faccio il sindaco di Napoli in prima linea per consolidare la nostra lotta per il cambiamento, far ritornare Napoli capitale ed esperienza politica vera fino in fondo, di rivoluzione, alternativa di popolo e affidabilità di governo, oggi noi non possiamo essere promotori, organizzatori e stare in prima linea di qualcosa a cui non possiamo partecipare come vorremmo.